In passato ogni paese dell'Unione Europea aveva la propria moneta. Oggi 19 stati dell'Unione condividono la stessa moneta, l'euro. 338 milioni di europei sono uniti e più forti con l'euro. Ma chi si occupa dell'euro? Ci pensano la Banca Centrale Europea e le banche centrali dei paesi dell'area dell'euro. Insieme emettono le banconote in euro. La Banca Centrale Europea si trova a Francoforte sul Meno, in Germania. Ogni paese ha la propria banca centrale nazionale, che di solito ha la sua principale sede nella capitale. Sul fronte delle banconote sono raffigurati portali o finestre. Sul retro, ponti. Alcuni sono antichi, altri moderni. Ci sono criminali che tentano di falsificare le banconote. Ma è facile riconoscere le banconote in euro autentiche. Bastano tre semplici operazioni: toccare, guardare, muovere. Vedi che non è difficile controllare le banconote? Adesso diamo un'occhiata alle monete. Hanno una faccia europea, decorata con carte geografiche dell'Europa, e hanno una faccia nazionale, su cui è raffigurato un personaggio famoso, un edificio oppure un simbolo. Adesso che ne sai abbastanza, dai! Giochiamo a Euro Run! Meglio conosci l'euro, più punti potrai accumulare. Gioca online dal sito nuovebanconoteeuro.eu. L'euro, la nostra moneta!